Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Emanuele Farneti, sono direttore del Content Hub Moda e Beauty di Jedi. Stamattina siamo qui per riflettere su e chiacchierare su la complessa strada dell'industria della moda verso la sostenibilità. Una strada complessa, ne parleremo con gli ospiti, non soltanto per un discorso di processi, ma direi anche per un discorso di valori. Un'azienda non soltanto si sa una delle più inquinanti del pianeta, ma è stata retta da quando esiste sulla necessità costante di alimentare bisogni che forse bisogni non sono. E quindi insomma il rimettersi in discussione di questa industria passa attraverso il fatto di pensare anche ai valori, non soltanto ai processi. Molte chiacchiere sono state fatte anche da noi nei mesi, nelle settimane del lockdown, si ragionava su come questa industria sarebbe potuta cambiare per sempre, poi non proprio tutto è cambiato, però insomma alcune cose sono state messe in movimento e vale la pena raccontarle, per cui insomma ragioneremo un po' sugli sforzi, sulle opportunità appunto che ha questa azienda e che può dare ai consumatori in una strada appunto che credo per tutti sia ormai impossibile da negare. E vorrei anche poi tentare di avere un vostro punto di vista su una questione che ci sta particolarmente a cuore come operatori dell'informazione in un settore ovviamente delicato che è quello insomma di come tentare di evitare il greenwashing. Leggevo recentemente uno studio della Commissione Europea che dice che insomma circa il 40% delle informazioni che arrivano dalle aziende sono in qualche modo viziate o passibili di essere accusate di greenwashing, o perché le notizie sono proprio direttamente false o magari sono insomma esagerate, non vengono date le informazioni necessarie per potersi fare un'idea. Insomma è ovvio che in un settore come quello della moda questo è un tema particolarmente importante. Ne ragioniamo questa mattina con i nostri due ospiti. Federico Marchetti, il New York Times l'ha definito l'uomo che ha portato la moda sul web, lo conoscete tutti, nel 2000 ha fondato Yux, di cui è stato insomma la guida fino a pochi mesi fa, quotata a Milano nel 2009, primo e credo unico unicorno tecnologico italiano fino ad oggi. È stato nel 2021 chiamato dal Principe Carlo alla guida della task force della moda del Sustainable Markets Initiative. Sustainable Markets Initiative è un'iniziativa lanciata appunto dal Principe Carlo a Davos nel 2020, è un network di amministratori delegati di grandi aziende globali che sostanzialmente, leggo, lavorano assieme per garantire una crescita prospera e sostenibile che generi valore a lungo termine attraverso l'integrazione di capitali naturali, umani, sociali e finanziari. Riguarda 30 industrie diverse e appunto con Federico si lavora ormai da un anno perché anche la moda sia appunto parte di questo processo. La task force, così insomma, di cui Federico è presidente, vede tra gli altri Mohamed Alabar di Amar e aziende rappresentate come Mulberry Chloe, Stella McCartney, ovviamente Gabriella Hearst, Giorgio Armani, Cucinelli. Grazie Federico intanto. Lorenzo Bertelli, grazie a te. In azienda in Prada dal 2017, dove è entrato occupandosi di comunicazione digitale, è Group Market Director dal 2019 e nel 2020 ha aggiunto la carica particolarmente rilevante oggi di Head of Corporate Social Responsibility, quindi ci racconterà insomma come un grande gruppo italiano, come uno dei simboli della moda italiana sta affrontando le sfide di cui parliamo stamattina. Però è anche presidente, anche chairman di Aura Blockchain Consortium, un consorzio creato nel 2021 ed è un caso abbastanza raro, anzi direi più unico che raro, in un'azienda, in un'industria altamente competitiva come la moda. Aura mette assieme gruppi che abitualmente sono concorrenti, quindi LVMH, Prada e Richemont nella fase di fondazione, poi si è aggiunto Only the Brave di Renzo Rosso, Mercedes nel 22. E il progetto promuove l'utilizzo di un'unica soluzione blockchain globale aperta a tutti i marchi del lusso mondiale per garantire ai consumatori maggiore trasparenza e tracciabilità. Quindi benvenuto anche a Lorenzo. Grazie. Allora, visto che c'è una novità da comunicare, io partirei da lì e lascerei Federico che sia tu a farla e poi vi chiedo qualche dettaglio in più. Faccio io. La notizia di oggi, perché dovrebbe uscire penso a momenti il comunicato stampa, è che Aura, che è appunto questo consorzio sulla blockchain e la moda dei gruppi che hai menzionato tu, entra nella
task force da me presieduta del Principe Carlo per aiutarci e facilitare tutta l'accelerazione legata al passaporto digitale, che era la mia prima idea quando ho messo insieme questa task force, cos'è stato a primavera 2021, quindi un anno fa esattamente, e che era quello appunto di raggiungere trasparenza e tracciabilità anche proprio per evitare il greenwashing di cui parlavi tu, e quindi dotando ciascun capo, per dirlo in parole semplici, di un qualsiasi cosa che potrebbe essere da un microchip a un NFC, a un QR code e adesso anche un blockchain e quindi eventualmente anche un NFT, per raccontare tutta la storia dall'inizio alla fine, dall'A alla Z, quindi potrebbe essere la composizione, che è la cosa più semplice, da dove è stato fatto, da chi è stato fatto, se effettivamente è sostenibile o non sostenibile. Qui entrano in campo tutti quelli che sono gli attributi standard di sostenibilità che devono essere definiti, per arrivare poi a tutta la parte di circolarità e quindi dove può essere rivenduto, riciclato, riparato e compagnia bella. Quindi diciamo che la grande notizia di oggi, almeno per me, perché ne sono fiero, è che lo spirito di collaborazione che ho cercato di instillare in questa task force dall'inizio, perché comunque è una specie di task force di volenterosi, coraggiosi amministratori delegati di brand di moda che hanno capito che è necessario cambiare, non è più un'opportunità ma è una necessità, aumenta ancora di più la collaborazione grazie all'ingresso di Aura, che ci aggiunge un tassello che noi non avevamo, molto semplicemente, che era quello della blockchain. E quindi siamo quasi diventati, adesso mi fa quasi ridere dirlo così, però una specie di United Nations della moda, perché comunque abbiamo messo insieme tutti i grandi gruppi, se non altro europei. Sì. E conoscendo, diciamo, appunto il livello di competizione tra i gruppi, non è proprio scontato. Lorenzo, come funziona Aura e come mai questa decisione appunto di lavorare assieme alla task force di Federico? Sì, no, beh, innanzitutto io rappresento Aura come presidente del consorzio, ma ripeto, siamo un gruppo, un consorzio composto da più gruppi, di cui fa parte OTB, Vimash, noi, Richmond, adesso si è unito anche Mercedes e altri arriveranno. Quindi Aura è nata prima di tutto come una necessità tecnologica, era necessità, c'era questa nuova tecnologia che è quella della blockchain, che consente di tracciare un oggetto, un prodotto o anche qualcosa di metafisico come gli NFT, di tracciarlo nel suo percorso, e chiaramente questa tecnologia è complessa, non è molto semplice e richiede un certo tipo di infrastruttura. Creare questo tipo di infrastruttura che potesse essere facilmente accessibile dai brand, quindi che non comportasse che ogni brand creasse la sua architettura, la sua infrastruttura, è stato un grande facilitatore per noi e per i futuri partner per accedere a questa tecnologia. E quindi noi di fatto siamo un abilitatore fondamentale per tutto il mondo della moda, del lusso, e quindi quando Federico mi ha raccontato quello che stavano facendo con questo passaporto digitale, pensavo che sarebbe stato un matrimonio perfetto, no? Quindi poi abbiamo approfondito con i team e quindi abbiamo deciso di unirci alla task force in modo tale da sviluppare insieme tutte le capability, le necessità e quindi gli accorgimenti necessari, ma in più permettere anche alla task force di avere uno strumento tecnologico da promuovere. Ecco, quindi abbiamo creato un pacchetto che è fondamentale per permettere ai consumatori del futuro e alle aziende che vorranno adottare questa tecnologia di controllare e tenere traccia della filiera e del prodotto. Chiaro, siamo solo agli albori, quindi siamo ancora lungi dall'avere qualcosa di perfetto per il consumatore pronto, siamo solo agli inizi, ma il percorso è lungo e prima o poi dovevamo partire. Mi interessa, insomma, che entrambi provate a farci capire cosa nel giro di appunto 2, 3, 4 anni cambierà da un punto di vista delle aziende e da un punto di vista del consumatore nel momento in cui si apre questa conversazione, e come si può pensare che il consumatore abbia accesso a delle informazioni che siano in qualche modo anche verificate, perché insomma un conto è che un'azienda ti dica qualcosa, un conto è poi insomma che queste informazioni siano effettivamente riscontrabili. Federico.
Beh, allora, innanzitutto penso che diciamo, la prima volta che ne abbiamo parlato fosse a cena alla Fondazione Prada, nel ristorante. E come diceva Lorenzo, la comunione di obiettivi era evidentemente chiara. Uno partiva da qua e l'altro partiva da là, però diciamo che l'obiettivo finale era quello di dare trasparenza e tracciabilità al cliente finale, proprio per dare al cliente finale, che è stato il mio più grande cruccio negli ultimi 20 anni, no? Cioè io quando mi sono inventato Yoox, quando ho fatto l'amministratore delegato di Yoox Net-a-Porter per 5 anni e così via, io mi svegliavo la mattina e pensavo al cliente finale, che cosa potevo inventarmi, cosa potevo dare, cosa avrebbe potuto chiedere dopo 3 anni. E mi sono reso conto che il cliente finale non sempre riesce a fare delle scelte consapevoli, perché non sempre ha tutte le informazioni a disposizione. E quindi la mia idea del passaporto digitale, che in realtà l'avevo sperimentato la prima volta su questo progetto che mi ero inventato proprio col Principe Carlo, e da cui nasce poi tutto, che si chiamava Modern Artisan, quindi l'artigiano moderno, avevo visto che poteva funzionare, e quindi mi è venuta questa idea qua. Quindi, per tornare alla tua domanda, tutto ciò crea consapevolezza nel cliente finale, che prima non necessariamente poteva avere. E da qui mi immagino che ci sarà poi una specie di effetto a cascata, una specie di effetto a valanga, cioè nel senso non si parla soltanto di Armani o di Prada, si parla che una volta che queste informazioni saranno a disposizione del cliente finale, chi non darà queste informazioni, secondo me, si troverà svantaggiato, perché poi a quel punto i clienti finali inizieranno a chiederle, perché ormai sono abituati. Quindi è una specie di cambio di cultura di queste persone qua. E sul fatto di, che diceva Lorenzo, su cui sono assolutamente d'accordo, sul fatto di cominciare, anche se non è perfetto, ma perfettibile, è la strategia che ho adottato anche per la task force, perché un conto è dire nel 2030 faremo qualcosa, nel 2050 faremo qualcosa, un conto è dire no, noi adesso abbiamo già cominciato e poi piano piano col cacciavite andiamo ad aggiustare le cose. Quindi sono proprio due approcci diversi, forse il nostro è un approccio un po' più imprenditoriale, cioè di qualcuno che alla fine dice beh sì, piuttosto aggiusto, ma comincio subito. E ovviamente diciamo, penso che dal punto di vista dell'azienda il poter mantenere aperto questo canale di comunicazione in prospettiva con chi acquista un capo sia ovviamente un valore aggiunto enorme anche per tutto quanto riguarda il mercato della seconda mano, del resale. Sì, no, quello che ha detto Federico, che per me è fondamentale, è immaginiamoci che cosa vorrà il consumatore, perché penso che la fatica che fanno tante volte le aziende è mettersi nella prospettiva del consumatore, e le scelte che vengono fatte spesso poi si dimenticano di vedere la sua di prospettiva, che è la cosa più importante, che Federico ha fatto in modo a dire la grande nel suo percorso, è quello di che se il consumatore tra qualche anno sarà abituato a come dire, come molti consumatori oggi vogliono avere il bollino bio sul prodotto che comprano alimentare, e non lo comprano se non c'è il bollino, poi magari non conosce tutto quello che c'è dietro, però ci dobbiamo immaginare che magari tra qualche anno il consumatore, se sa che quel prodotto non è tracciabile, non lo guarda neanche, non lo compra, no? Quindi, e quindi quello che in generale stiamo cercando di fare è di creare quell'abilitatore che gli permetterà al consumatore di avere quel tipo di esperienza. Ma anche un tema sul greenwashing, che per me ha sì tanti lati negativi, molto negativi, ma alla fine la cosa più importante di tutte è che comunque fa parlare di una tematica. Quindi la cosa più pericolosa per la sostenibilità è non parlare di niente, cioè non parlarne. Quindi che poi sia greenwashing o che non sia greenwashing, è chiaro che speriamo tutti che facciano sostenibilità vera, quindi sostenibile per davvero, però almeno comunque ne parliamo in qualche modo, e quindi abituiamo il consumatore a volere quello, ed è alla fine il miglior modo per poi far cambiare il produttore. Quindi quello che sta succedendo per esempio anche col mondo dell'automotive, che non è banale, è anche dettato dal cambiamento culturale del consumatore, quindi o ti adatti o ti adatti, e questo è fondamentale, ecco. Dal punto di vista di quello che vedi succedere nella tua azienda, c'è effettivamente, so che può sembrare banale dirlo, ma un differente approccio generazionale, perché ci piace tutti credere appunto che le nuove generazioni siano molto più ricettive su certi argomenti, poi però se penso alla moda in particolare
la nuova generazione sembra anche avere più voglia di consumo, più voglia di marchi, persino più voglia di lusso, per usare un termine desueto, rispetto forse a una generazione precedente. Tu cosa vedi succedere in Prada? Io penso che di quanto fosse importante fare delle scelte sostenibili, penso che in aziende virtuose ci sia sempre stato. Quello che secondo me non è stato così chiaro prima nelle aziende rispetto adesso è il potenziale che ha a livello valoriale, nel paradigma del valore del prodotto che un'azienda vende, quanto conta l'aspetto sostenibilità. Quindi non è tanto sul dire voglio fare una scelta sostenibile rispetto a una non sostenibile, su quello penso che siano sempre state allineate le aziende, su quanto impatta nel paradigma del valore del prodotto, del servizio che vende un'azienda, quell'aspetto. Ecco, quindi comprendere questo dal punto di vista marketing è la differenza tra, chiamiamo, le generazioni precedenti e le nuove generazioni. Perché effettivamente sempre più in questi anni le aziende del settore, prima e ancora che vendere prodotto, vendono un'idea, vendono se vuoi un valore, insomma vendono una connessione emotiva con i marchi. Federico, tu che in questo momento osservi questa realtà da, insomma, un po' da lato, quali sono i fenomeni più interessanti che vedi da un punto di vista delle aziende? Beh, sicuramente, diciamo, quello che è successo con il Covid, quindi 2 anni di Covid sono, diciamo, oltre a tutta la parte negativa che tutti conosciamo, hanno rappresentato una specie di propulsore del digitale. Quindi, insomma, diciamo che anche le aziende che erano più indietro di tutti sul digitale si sono trovate necessariamente proiettate sul digitale. Quindi tutta la parte digitale, che non vuol dire soltanto e-commerce, ma vuol dire anche semplicemente anche comunicazione, oppure adesso NFT, che, diciamo, è il metaverso, è la nuova frontiera a cui stanno guardando alcuni ancora come sperimentazioni e marketing, ma poi che diventerà anche quello sicuramente qualcosa di più, ha preso, diciamo, è diventato un elemento di grandissima solidità delle aziende, anche semplicemente perché quando avevano i negozi chiusi, se non avessero avuto il digitale non sarebbero riuscite a vendere nulla. Poi, quindi, il digitale è stato sicuramente uno di questi aspetti più importanti. Durante la pandemia ho visto, perché comunque io ero allora amministratore delegato, ho visto che c'è stato proprio uno shift dei consumatori anche su tutto quello che riguarda il sistema valoriale dell'azienda. Cioè, nel senso, c'è stato fatto una specie più di analisi non soltanto del prodotto, ma anche di quello che ci sta dietro, ed è probabilmente fino addirittura alle persone che ci stanno dietro. E quindi tante aziende hanno dovuto mettere in dubbio oppure in risalto anche il proprio sistema valoriale, cioè, nel senso, che vuol dire anche semplicemente come vengono trattati i dipendenti, se fanno remote working o non fanno remote working, così via, perché ormai è diventato un mondo dove tutti sanno tutto, quindi non esiste più, non so, la comunicazione del direttore del personale che dice da domani non si fa più remote working, quella cosa lì la dice il direttore personale, ma la sanno tutti il giorno dopo, basta guardare, no, Elon Musk come si è tirato, secondo me, la zappa sui piedi, e quindi tutto questo sistema valoriale. E poi sicuramente il lusso e la qualità, secondo me, hanno preso una grande importanza, sicuramente in una certa fascia di consumatore, però c'è una specie di forte attenzione a tutto quello che è la qualità, che magari alla fine la qualità non è altro che la longevità, no? Perché alla fine il parametro fondamentale della sostenibilità è la longevità del prodotto. Cioè, un conto è il fast fashion, che lo compri, lo butti, o addirittura non lo metti neanche, perché addirittura leggevo che il 40% degli acquisti di fast fashion non sono neanche indossati. Questo difficilmente lo fai con un capo di qualità che comunque è tipo, diciamo, quello di Prada. Immagino che chi lo compra non vede l'ora di metterselo. E quindi tutto questo, insomma, ha portato tutte le aziende a rivedere un po' tutto. Siamo credibili quando alcuni di noi e di voi, diciamo, provano a dire ai consumatori che è meglio consumare meno ma meglio?
Ma questo è un tema che io, avendo fatto filosofia, e quindi la domanda è, io penso che consumare il meno possibile sia assolutamente la direzione migliore, però questa è una domanda che bisognerebbe fare al capitalismo, cioè se il capitalismo è l'approccio migliore, quindi è un po' complesso e toccarlo qui secondo me rischiamo di essere superficiali. Io penso che dobbiamo abituarci a dare il giusto valore alle cose e io penso che le aziende anche si debbano saper rinnovare, quindi se il mondo del futuro sarà con meno prodotto ma con più valore intrinseco, allora sarà quella la stessa direzione che dovranno fare le aziende, ed è un po' penso quello che almeno succede nel mondo del lusso. Poi sul fatto che il modello capitalistico funziona o non funziona, che consumiamo tutti troppo, questo è un altro tema molto più complesso, e penso che forse tornare indietro sarebbe ben più doloroso che cercare di migliorare questo sistema che abbiamo, no? Perché comunque penso che il capitalismo mette tanto valore nel denaro, ma se noi cambiamo il paradigma del valore e dentro la parola valore, oltre al denaro, ci mettiamo anche aspetti di sostenibilità ambientale, work-life balance, cose di questo genere, allora io penso che il capitalismo sarà il più grande strumento e acceleratore per muoverci nella direzione corretta. Quindi io lo vedo come uno strumento che, se mettiamo il giusto valore in quello, i giusti elementi nel valore, allora secondo me sarà una grande opportunità e quindi non andrà visto solo come un nemico. Ecco. Grazie. Purtroppo il tempo sta scadendo e quindi non potrò chiedere a te quali sono i tuoi progetti nell'immediato futuro e a Lorenzo come ci si prepara alla successione in azienda di cui insomma, molto si parla. Grazie a tutti, credo sia stato un contributo molto interessante. Grazie a te. Buon proseguimento. Grazie.